Il Signore ci ha chiesto qualcosa di impossibile, domandandoci di credere in Lui. Questa è stata la domanda posta da Monsignor Salvatore Visco, vescovo di Isernia Venafro, che ha presieduto una celebrazione eucaristica della novena il 14 settembre del 2007. L'esempio di Padre Pio è sicuramente importante. Un uomo che ha risposto con entusiasmo al Signore, ha detto il presule. Dunque, se è stato possibile per lui e per la schiera innumerevole di santi che riempie il paradiso, perché non dovrebbe essere possibile per noi? Incomprensioni, domande si ponevano i nostri antenati nella fede, il cammino dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione della terra promessa, e anche noi, popolo in cammino verso la terra promessa, che possiamo intravedere ma non ancora contemplare, non ancora vivere, mentre camminiamo su questa terra. Tra tante difficoltà, il vecchio popolo di Dio si pone la domanda: ma c'è o no Dio in mezzo a noi? Pur avendo sperimentato momenti di esaltazione, pur essendo passati illesi e a piedi asciutti nel Mar Rosso. Anche noi, pur avendo sperimentato molte volte nella nostra vita la bontà di Dio, avendo sentito nel cuore la presenza del Signore, a volte di fronte alle difficoltà, alle tentazioni, alla malattia, alla povertà spirituale, ci domandiamo: ma c'è qualcuno che mi ascolta? C'è un tu dall'altra parte quando io innalzo la mia preghiera? Cosa domanda Nicodemo in quella notte a Gesù? Io so che in te c'è qualcosa di straordinario, ma non riesco a capirlo, perché i miei amici mi dicono che sei uno che racconta frottole. Chi sei veramente tu? E Gesù risponde: per capire veramente chi sono io, devi nascere un'altra volta. E giustamente quest'uomo gli risponde: maestro, sono già nato, non posso nascere un'altra volta, non posso ritornare nel seno di mia madre rinascere. Gesù, che va avanti nel discorso, non ti parlo di una nascita secondo la carne, ti parlo di una nascita secondo lo Spirito. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Sul momento forse Nicodemo non capì questo. Gesù parlava del battesimo, che ci avrebbe inseriti nella morte sua per poi farci risorgere con lui. E subito dopo, come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Che cos'è questo innalzamento? È la umiliazione della croce. Gesù che viene innalzato sulla croce, che spalanca le braccia inchiodate e in quel momento abbraccia tutta l'umanità. Chiunque guardando Gesù che pende dalla croce della salvezza, perché egli non è venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo venisse salvato per mezzo di lui. Siamo radunati a celebrare l'Eucaristia, che è il memoriale della morte e della risurrezione di Gesù. Siamo radunati non a fare il ricordo di un personaggio storico che ha detto delle cose belle e poi semmai le cose gli sono andate male e l'hanno tolto di mezzo. Noi siamo qui nella convinzione che Gesù è presente in mezzo a noi. Dove sono due o tre riuniti, io sono in mezzo a loro. Quando abbiamo ascoltato la parola di Dio, abbiamo la certezza che attraverso l'annuncio e la proclamazione della parola,
il Signore ancora oggi parla, e tra poco, nella liturgia eucaristica, quando ripeteremo per ordine di Gesù le parole della consacrazione, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, Gesù sarà presente in maniera ancora più vera in mezzo a noi, perché non sarà più il pane e il vino che sono presentate al Padre come offerta gradita, ma sarà Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, che diventa per noi pane del cammino, aiuto nel pellegrinaggio terreno, affinché nei momenti di dubbio, di difficoltà, di incertezza, di dolore, noi siamo consolati dalla sua presenza. E quando di fronte a misteri così grandi noi potremo ancora essere toccati dalla tentazione, possiamo domandarci: ma il Signore ci ha chiesto qualcosa di impossibile quando ci domanda di credere in Lui? Ci ha chiesto qualcosa di non umano quando chiede di fidarci della sua parola? I cieli e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Non ci ha chiesto qualcosa di assurdo, di incomprensibile alla nostra mente, che il nostro cuore non possa accogliere, perché altri prima di noi ci hanno creduto e hanno fidato la loro vita nella parola del Signore. I santi. Siamo nel luogo sacro di Padre Pio e ognuno di noi ha, in maniera più forte o in maniera più debole, una conoscenza più o meno corale, sentita, dell'esperienza di quest'uomo che ha risposto con entusiasmo al Signore che gli chiedeva qualcosa. Se è stato possibile per lui e per la schiera innumerevole di santi che riempie il paradiso, perché non può essere possibile per noi? Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di fidarci di Lui, di mettere Lui al primo posto nella nostra vita. E quelle parole che Egli disse agli Apostoli dopo la sua risurrezione: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci devono essere di conforto e di speranza. Egli chiede non soltanto al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti, ma a ciascuno di noi, chiede di essere apostoli, cioè inviati a portare la bella notizia del Vangelo. Paradossalmente, il momento più importante che tocca la vocazione di ciascuno di noi non è né il momento in cui noi ascoltiamo la parola di Dio, né quando riceviamo Gesù nel nostro cuore, ma quando le porte della Chiesa si riaprono, noi torniamo alle nostre occupazioni quotidiane e in quel momento il Signore ci dice: ecco, quello che tu hai ricevuto, la parola che tu hai ascoltato e che è diventata luce al tuo cammino, il pane che tu hai mangiato e che è diventato forza della tua anima, falla diventare questo nutrimento la forza che ti spalanca, che spalanca al mondo intero la tua vocazione di mandato del Vangelo, mandato a portare la bella notizia che si è fatta pace tra Dio e l'umanità, portatori di pace, portatori di speranza. Per far questo dobbiamo prendere sul serio la parola del Signore. Un giorno il Signore disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Se noi, incapaci umanamente di realizzare dentro di noi la volontà del Signore, ci fidiamo di Lui, Egli sarà capace di trasformare anche le nostre povertà, anche le nostre piccolezze, anche i nostri peccati in qualcosa di grande. E quello che a noi sembra impossibile realizzare non sarà impossibile per Lui. E anche noi, nonostante i nostri limiti e nonostante i nostri peccati, potremo diventare come i santi, operatori e trasmettitori dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù, che non è venuto
per giudicare il mondo, ma per portare la pace del Padre attraverso la umiliazione di suo Figlio.